tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo in FIFA 16 in modalità carriera allenatore. Siamo arrivati nei mesi caldi del calciomercato, della stagione 2017-2018, con l'ultimo anno con la Juventus. Allora, tournée americana con le maggiori, migliori squadre per ricevere 13 milioni di budget. Allora, siamo usciti fortunosamente solo con l'Atletico Madrid in questo girone. Eccolo lì, Atletico Madrid, Seattle e Portland, mentre nel girone B c'è il San Lorenzo, Arsenal, Manchester United e Real Madrid. Vediamo di vincerlo per portare 13 milioni, perché la dirigenza ci ha stanziato 80 milioni di euro per gli acquisti del calciomercato. Io vorrei principalmente acquistare un attaccante, costi quel che costi, perché il nostro problema è l'attacco. Il modulo, diciamo, predefinito è il 4-2-4 quest'anno. Come sempre, se mi scrivete la formazione e verrà votata almeno da 10-15 persone, porterò quella formazione in determinate partite. Oggi incominciamo il calciomercato. Siamo stati eletti miglior allenatore della Serie A per l'anno scorso, mentre il miglior giocatore della Serie A è andato a Buffon, mentre il miglior giocatore della Coppa Italia, incredibile ma vero, Scuffet. Allora, incominciamo a vedere un po' di notizie. Allora, obiettivo Champions, la dirigenza ha detto che siamo andati bene l'anno scorso, ma si aspettavano, diciamo, un cammino più longevo in Champions League. Però hanno detto che hanno capito che i sorteggi non sono stati molto buoni, sono stati anche un po' sfortunati, quindi sperano che quest'anno riusciamo a fare un percorso più lungo. Ok, se n'è andato Lichtsteiner, se n'è andato Rubinho, se ne andranno molti altri giocatori, è arrivato Kese Rodriguez, non è andato via Samoa. Per chi ha visto le puntate precedenti, mi avete detto che c'era un bug dove a Samoa veniva scambiato con Kese Rodriguez, a Samoa è rimasto la Juventus, quindi possiamo cercare di venderlo. Ok, poi sceglieremo il numero di maglietta Kese Rodriguez. Ecco l'American Challenge Cup che andremo a fare, che sarebbe la tournée. Allora, incominciamo. Allora, prima di tutto abbiamo messo in vendita determinati giocatori. Allora, Blanco è ancora in prestito, Kese Rodriguez, eccolo qui, appena acquistato, Royce per il momento, trattative in corso perché cerchiamo di rinnovargli il contratto. Questi sono tutti i giocatori che rimarranno alla Juventus fino ad arrivare ai prestiti: José Paulo, Camporese, Reyes, un nuovo giocatore che abbiamo preso dal vivaio, che può arrivare anche a 94 di potenza totale, quindi può essere un bel giocatore, un centrocampista centrale, Parodi, difensore centrale, Audero, Vitale, Pauleta, Banning, Ramirez, sono tutti in prestito, mentre giocatori in vendita, Asamoah, Caceres, Brignoli, Thiam, fine. Allora, partiamo subito nel cercare l'attaccante giusto per noi. Se non riusciamo in questa puntata, spero sempre che mi consigliate attaccanti. Come secondo acquisto, visto che è andato via Rubinho, ci serve un portiere che faccia la riserva della riserva. E dobbiamo prendere un portiere esperto, però non giovane, che può accettare diciamo il contratto da riserva, e incominciamo a vedere qualche attaccante. Allora, Lacazette, incominciamo con Lacazette, proviamo ad acquistare Lacazette. Allora, abbiamo 81 milioni, il Lione ci dice che potrebbe accettare a 57, noi ci proviamo. Allora, 57, e facciamo la prima offerta al primo attaccante. Poi, altro attaccante da provare a prendere, comunque uno di questi arriverà, attenzione. Il secondo attaccante è Martial, che non costa neanche tanto e può essere un buon acquisto. Allora, la trattativa sembra fattibile, procedi con l'offerta.
Allora io direi di offrirgli 15 milioni e vediamo cosa succede. Martial, se lo paghiamo poco, possiamo pure prendere due attaccanti. Martial lo mettiamo a posto di Coman, Coman andrà in prestito. Attenzione, perché possono arrivare due attaccanti. Eccolo qui Icardi. Altra offerta a un altro bel giocatore. L'offerta sembra fattibile, costa 19, noi gli offriamo 20. Ok, ricordiamo che l'anno scorso abbiamo fatto offerta ai Cardi, ce l'avevano accettata, ma poi è saltato tutto perché era erano finite le giornate di calciomercato. Poi abbiamo Sturridge, che è un altro bel giocatore, proviamo a fare l'offerta al Liverpool. Allora, qui mi dice che possono accettare da 41 a 46. Facciamo offerta di 40 e va bene così. Sturridge è anche un bel giocatore. Ho visto già le statistiche, diciamo, un po' di tutto. E attenzione, perché adesso facciamo offerta anche a Lewandowski. Ci buttiamo sul calciomercato davvero in una maniera cattivissima. Gli offriamo ben 69, dai, facciamo offerta di 69 milioni per Robert Lewandowski, 88. Acquistiamo tutto, quest'anno acquistiamo tutto. E vediamo se dobbiamo fare offerta a qualche altro giocatore. Welbeck, facciamo pure offerta a Welbeck, vediamo se il prezzo è ragionevole, lo possiamo acquistare. Però Welbeck vorrei dargli massimo 22 milioni, se, perché non mi convince molto. E vediamo se c'è qualche altro attaccante. Facciamo offerta a Gogo, a tutti gli attaccanti. Allora, Embolo, altro giocatore che se arriva possiamo acquistare due giocatori. E Coman andrà in prestito. Allora, vediamo di prenderlo. Chiede 19, noi gli offriamo 17. No, che ho fatto? 17, ok. Avanziamo l'offerta. Bene così, ragazzi. Nel frattempo scrivetemi nei commenti quale numero dobbiamo mettere a Kese Rodriguez, però mi raccomando, non dite numeri che abbiamo già su altri giocatori. Avanziamo di qualche giornata e poi avremo la partita con l'Atletico, skippiamo subito. Allora, Marco Reus ha accettato l'offerta di contratto, quindi ha rinnovato per un altro anno nella Juventus. Incredibile ma vero, Buffon non peggiora. Guardate, vi faccio vedere, Buffon è ancora 88, non sta calando per niente, quindi anche quest'anno molto probabilmente a 39 anni suonati farà il portiere titolare, però cercheremo di far giocare di più Scuffet in qualche partita di campionato, tutta la Coppa Italia, e se nel caso siamo già qualificati nel girone di Champions farà qualche partita. Cerchiamo di farlo giocare di più perché Scuffet ci chiede di andar via in prestito e noi non vogliamo questo. Attenzione, siamo quasi arrivati alla partita contro l'Atletico. Vediamo qui se ci hanno trovato qualche giocatore giovane e buono. Questo qui mi puzza un po', 71-94, c'è uno sbalzo grandissimo. Vabbè, dai, teniamolo per il momento, però non lo acquistiamo. Anche questo giocatore, Federico D'Urso, aspettiamo ad acquistarlo. Questo giocatore non è per niente forte, possiamo levare. Questo è un portiere, Tabanelli, che sono già 3 mesi che lo seguo, non è calato per niente di potenziale, quindi lo possiamo ingaggiare e metterlo nel vivaio. Questo Donnarumma possiamo rifiutarlo, questo invece sono 4 mesi che lo seguiamo, è anche un portiere, non ci interessa perché abbiamo appena preso un altro portiere, abbiamo davvero un sacco di portieri, solo che sono tutti giovani e noi ci serve un terzo portiere con esperienza addosso, quindi nei commenti ragazzi scrivetemi qualche bel portiere anzianotto che può fare la riserva. Qui siamo nelle ricerche dei giovani argentini. Non c'è nulla di che per il momento. Vediamo, skippiamo, cancelliamo tutto. Qui no, questo non mi piace. Questo non mi piace. E questo non mi piace. Se già 89 a 17 anni, quando andremo a metterlo nel vivaio calerà molto. Quindi non ci interessa. Offerta di trasferimento per Alastra. Attenzione. 1.3 milioni per Alastra, noi rifiutiamo perché è la nostra riserva, quindi nulla da fare per i Chiavari, attenzione, voleva acquistarlo i Chiavari. Offerta troppo bassa per Embolo, chiedono 30 milioni, noi abbiamo offerto 17, massima offerta che possiamo fare è 24 e stoppiamo così. Vediamo altri giocatori se ci hanno rifiutati. Oh, qualcos'altro, Liverpool per Sturridge è di 61. No, non esiste proprio.
rifiutiamo direttamente, mentre accetta già per Mauro Icardi il Bayer Leverkusen per 20 milioni, quindi Icardi diciamo che potrebbe già arrivare in bianco-nero. Quindi prendiamo Icardi per il momento, come diciamo ruolo, mettiamo giocatore importante, molto probabilmente arriverà Icardi alla Juventus. Offerta troppo bassa per Martial, chiedono 23, noi gli offriamo 23. Li prendiamo tutti e due e mandiamo in prestito Coman, ragazzi, dai. Allora, colloqui i giocatori. Allora, prossima finestra di mercato, te l'ho già detto, vuole giocare, vuole giocare titolare, ma nulla da fare, Thiam. Per la prossima partita vuole giocare Scuffet, però con l'Atletico Madrid preferisco mettere Buffon, poi contro il Seattle mettiamo Scuffette anche contro il Portland. Quindi adesso facciamoci la formazione, contro l'Atletico Madrid non scenderà in campo tutta la squadra titolare, perché dobbiamo testare anche giocatori che molto probabilmente faranno le riserve, però dobbiamo vedere se vale la pena tenerli come riserve. Quindi faccio la formazione, la vediamo insieme e poi ci tuffiamo in partita. Ed eccola qui la formazione che scenderà in campo contro l'Atletico Madrid nella prima partita di tournée. Diciamo che è la squadra titolare, solo che i terzini sono Alastra e Mattiello, e abbiamo messo Kese Rodriguez perché Royce è ritornato dalla nazionale un po' stanco, quindi possiamo anche testarlo. E in attacco c'è Morata e Jesus che è arrivato già a 75 di potenziale. I sostituti sono Scuffè, Chiellini, Alexandro, Marchisio, Quadrado, Asamoah e Dybala. E per chi se lo stesse chiedendo, il nuovo giocatore che abbiamo preso, eccolo qui, Reyes, è un 52, ancora troppo giovane, dobbiamo provare a darlo in prestito. Io direi, più che altro, per cercare di darlo in prestito, di fargli fare il secondo tempo nel caso diciamo stiamo vincendo. Quindi lo mettiamo al posto di Marchisio. Adesso vediamo la formazione dell'Atletico e poi ci tuffiamo in partita. Ed ecco la formazione dell'Atletico Madrid. Mi puzza il fatto che non c'è Griezmann. Mi sa che l'hanno venduto. Anche l'Atletico Madrid si schiera con un 4-4-2. Noi siamo più su un 4-2-4. Comunque in fase difensiva diventiamo un 4-5-1. Possiamo skippare. L'Atletico Madrid batte proprio adesso. È iniziata la partita, la Juve deve partire forte, deve iniziare forte, lo fa proprio adesso con Jesus che scatta, la passa a Morata, eccolo qui Morata, viene contrastato, tiene il pallone, la tocca Bale, Bale scarica, deviata, calcio d'angolo, partiamo già con le deviazioni, ok, calcio d'angolo, Gareth Bale la fa girare, il colpo di testa rimane lì, erroraccio di Morata, era lì pronto a colpire di testa e invece la colpisce di mano, nulla da fare, 0-0. Eccolo qui, salta l'avversario Kese Rodriguez, ottima riserva, la passa benissimo a Vidal che salta l'avversario, il tiro, palo. E come sempre, partiamo bene quest'annata, parte bene con il primo palo. Ok, ancora la Juve, Kese Rodriguez, la passa a Vidal, Arturo Vidal in mezzo a due, nulla da fare, chiusura, ancora Vidal, il tiro di Vidal deviato, la passa poi a Pogba in controtempo, peccato. Rugani sbaglia il passaggio, Rugani non lo so perché, ma mi dà davvero tanti problemi e segna l'Atletico Madrid, suo errore di Rugani. Continuo a dire che Rugani deve migliorare sui passaggi, lo alleno sui passaggi e mi sbaglia incredibilmente. 1-0 dell'Atletico, erroraccio del difensore bianconero, ancora inesperto, e va bene così, ma non bisogna sbagliare nelle competizioni importanti. Passaggio a Morata, che la tocca a Jesus, Jesus carica, grandissimo gol di Jesus ragazzi, 1-1, questo giocatore è fortissimo, ha un potenziale di 75, ma sembra più forte dei giocatori che abbiamo in attacco, che sono un 85 e un 82 Dybala. Guardate che tiro ha fatto, bellissimo. Siamo sull'1-1, riprendiamo la partita con cattiveria, adesso proviamo ad andarla a vincere. Attenzione all'Atletico, pericoloso. Bravo, il pallone è rimasto lì, il tiro Buffon. Quindi ragazzi, visto che nelle tournée si possono fare davvero tante sostituzioni, noi le incominciamo a fare, mettiamo al posto di Pogba Reyes,
al posto di Buffon Scuffet e Dybala al posto di Jesus, facciamo riposare un po', e per il momento basta così. Si prova ad accentrare, vede Dybala, lo trova, fa l'1-2, Dybala salta l'avversario, Dybala deviato. Mannaggia, 70esimo, altre sostituzioni ragazzi, visto che ne abbiamo davvero tante da fare. Mettiamo Cuadrado al posto di Bale, Asamoah ci serve farlo giocare, Chiellini al posto di Rugani che non ha fatto un'ottima prestazione, come ultima sostituzione Alexandro per Mattiello. Calcio d'angolo, eccolo qui proprio, Cuadrado che la tocca all'indietro per Vidal che tira a volo, mamma mia, di pochissimo, ma è stata deviata. Vediamo il tiracchione di Vidal, deviato dal, mamma mia, di culo, e quindi calcio d'angolo, ancora Dybala, la mette in mezzo, libero, la colpisce male, fa una finta, riesce a tenere il pallone, salta uno, poi la passa all'astra, all'astra per Reyes per Morata che va al tiro, perché ha tirato piano, mette in mezzo Bonucci di testa a buttare fuori, poi Vidal, sbaglia il passaggio per Cuadrado, attenzione, deviazione, il pallone rimane lì, mamma mia, bella parata di Scuffè, ma il pallone era rimasto lì, sbaglia il passaggio, mannaggia lui, si è infortunato a Samoa, per quale motivo non l'ho capito. Attenzione, Scuffet ci fa il miracolo. Finisce anche questo secondo tempo, il risultato non si è più sbloccato, 1-1. La Juve segna con il suo gioiellino come sempre. Ottima prestazione con l'Atletico Madrid, non abbiamo giocato con tutti i titolari, va benissimo così. Prestazione così e così per Kese Rodriguez. Migliore in campo, secondo me, è proprio Gabriel Jesus. Una Juventus che ha tirato abbastanza in porta, più possesso di palla d'Atletico Madrid. Adesso andiamoci a fare un altro po' di calciomercato. Abbiamo molti messaggi ragazzi, speriamo siano messaggi positivi. Allora, offerte di mercato per Alexandro e Cuadrado. Alexandro no, dalla Roma poi l'offerta, squadre italiane non vendo niente. E poi Real Sociedad 18 per Cuadrado. No, allora se vuoi Cuadrado mi devi dare ben 40 milioni, se no non te lo vendo. Ok, poi offerta rifiutata per Welbeck. Ciao ciao, tienitela. E attenzione, Lewandowski accettato per 69. No, allora Lewandowski arriva alla Juventus ragazzi. Lewandowski alla Juventus, non ci interessa nulla altro che giocatore chiave, Lewandowski alla Juventus. O Icardi o Lewandowski, io direi di prendere Lewandowski, anche se faremo un calciomercato vuoto, però prendiamo un giocatore che vale la pena acquistare. Mentre offerta troppo bassa per Lacazette, ok tienitelo tu. Colloquio, il mio ruolo nel club, ok, non mi frega nulla. Ultima partita, mi ha ringraziato perché ha giocato nel secondo tempo. Andiamo avanti ragazzi, vediamo che succede. Speriamo arrivano offerte per Caceres e offerta per Dybala. Comunque spero di ricevere offerte per Caceres e Samoa. Rifiutiamo l'offerta di 48 milioni e 500 per Dybala, non esiste, 23 anni 85, mi devi dare minimo 90. Altra offerta per Dybala, 52 milioni dall'Inter, rifiutiamo, non esiste. Ok, chiudo, passo e chiudo. Offerta accettata per Embolo, anche. E adesso quale acquisto fra questi tre? 120 milioni per Embolo, 4 anni. No, giocatore chiave no, giocatore per il turnover se vuoi venire in bianconero. Allora, 4 messaggi, abbiamo ricevuto un'offerta per Cuadrado, 16 milioni, non esiste, non esiste. Dai, voglio essere buono, 38 milioni e te lo porti a casa, ma non esiste proprio. Allora, offerta accettata sia Lewandowski sia Icardi e attenzione, anche Martial. Mannaggia, allora Lewandowski, allora accettiamo prima di tutto Lewandowski ragazzi. Lewandowski alla Juventus, vai. Ok, adesso non abbiamo più i fondi per Icardi, quindi aspettiamo. Lewandowski è della Juve, ok.
attenzione, perché anche Martial volevo. Come faccio? Dobbiamo aspettare. Aspettiamo per Icardi e Martial, chissà vendiamo qualche giocatore. Lewandowski è della Juventus, eccolo qui, andiamolo a vedere insieme. Eccolo qui, Lewandowski 88. Wow, che acquisto abbiamo fatto. Guardatelo qui, Lewandowski. Andiamo a vedere insieme. 4 stelle piede debole, 3 stelle mosse abilità, rapace e cecchino specialità. Io direi che è un acquisto buonissimo. Adesso dobbiamo vendere per acquistare altri giocatori. Allora, come seconda cosa, adesso dobbiamo vedere il numero di maglietta da metterci. Io direi a Lewandowski un numero 17, però vediamo chi ce l'ha. 17 ce l'ha Reyes, quindi ce lo possiamo mettere a Lewandowski. Allora, Lewandowski un bel numero 17. Io scorro così per farvi vedere i numeri di maglietta, chissà voi trovate un numero consono per Kese Rodriguez, e se vi può piacere anche che Kese ha il numero 15, quindi non è escluso il fatto che rimanga con quel numero di maglietta. Ragazzi, visto che devo pensare un po' come fare, voglio che voi nei commenti mi aiutate a fare un po' di soldini per acquistare un altro attaccante e mandare in prestito Coman. O prendiamo Embolo o Martial, uno dei due. Però ci servono un po' più di soldicini, quindi dobbiamo vendere per forza. E per il momento possiamo richiedere anche i fondi. Andiamo a richiedere altri fondi, 50 milioni, dai. Buttiamola lì e vediamo che succede. Io direi che per questa puntata possiamo farla bastare qui. Domani ci faremo due partite e nell'intermezzo ci faremo il calciomercato. E abbiamo due partite semplici, così sembra, contro il Portland e contro il Seattle. Quindi ragazzi, per questa puntata è tutto. Consigliate come sempre. Io vi mando un bacione, mettete sempre un like se il video vi è piaciuto. E ciao a tutti da Pier Dark Knight 91.